Reddito di cittadinanza, no? Volevo sapere come funziona, quali coperture avete trovato, chi ne potrà usufruire, basta, storia del reddito di cittadinanza. Allora, il reddito di cittadinanza è stato, come dire, è una proposta che stanno seguendo alcuni colleghi in maniera trasversale al di là della commissione di appartenenza, perché è un tema, come dire, per noi cruciale. Per alcuni versi potrebbe sembrare anche una forma di assistenzialismo. In realtà non è una forma di assistenzialismo, è una forma di tutela della dignità. Oggi non è possibile che una persona si suicidi perché non trova lavoro, o perché quello che ha lo perde, o perché vanta dei crediti da parte dello Stato, lo Stato non paga, lui è costretto a pagare i fornitori o i dipendenti, o ad anticipare magari le tasse allo Stato, e questo in qualche modo gli presenta dei, diciamo, fa in modo di avere, insomma, dei problemi di liquidità, per cui viene poi strozzato da eventuali ulteriori crediti magari che chiede alle banche o altro. Quello che succede normalmente negli altri paesi, anche se poi, diciamo, in qualche modo con forme diverse, è che lo Stato ti dà questo sussidio, e questo sussidio ti serve ovviamente per sentirti parte di una comunità, per non lasciarti con il sedere per terra. E la comunità si prende anche un'altra briga, un'altra responsabilità, che è quella di trovarti un lavoro. I centri per l'impiego, che sono dei centri a livello provinciale che ovviamente noi finanziamo, noi tutti come italiani, non stanno funzionando, perché soltanto il 2% di chi trova lavoro tramite questi centri. Quindi la critica che si fa al reddito di cittadinanza è: va bene, tu mi dai il reddito di cittadinanza, io me ne sto bene a casa a non fare nulla per gli altri, perché qualunque tipo di lavoro, di impiego, ovviamente è un servizio che noi rendiamo alla comunità, no? È un servizio per cui in qualche modo ci disobblighiamo del compenso che in qualche modo percepiamo. E ovviamente questo viene smontato, questa critica, dal fatto che è lo stesso Stato che ti dà tre possibilità in alcune altre nazioni, ti dà tre occasioni, ti fornisce tre colloqui di lavoro, tre occasioni. Se tu rinunci a questi lavori, è evidente che perdi il sussidio. Mi hai chiesto come si finanzia. Allora, fermo restando che, come dicevo prima, la raccomandazione dell'Unione Europea, che appunto è una raccomandazione, l'hanno adottata tutti gli Stati membri, tranne l'Italia e la Grecia, nel 93, non dice né quale deve essere l'importo, né come devono essere i meccanismi, né in qualche modo come si deve finanziare, perché sta a ogni Stato, nella propria autonomia, nella propria fiscalità, trovare le risorse. La domanda che io mi faccio è: noi in Italia paghiamo meno tasse per non avere questo servizio? Cioè, quando noi ci lamentiamo del fatto che stanno chiudendo i tribunali, gli ospedali, che i comuni sono strangolati perché non hanno neanche i soldi per rifare l'asfalto, è perché noi paghiamo una tassazione minima e quindi non abbiamo giustamente diritto ai servizi perché non contribuiamo come una comunità, o perché ci spremono e questi soldi in qualche modo vengono dilapidati altrove? Allora, le coperture, io, i miei colleghi non so quali coperture abbiano trovato. Ovviamente devono essere delle coperture che non devono essere una tantum, cioè io non posso pensare di finanziare il reddito di cittadinanza per esempio con l'IMU, tanto per dire. Deve essere una fonte di finanziamento occasionale, come qualcosa, diciamo, che c'è soltanto per quest'anno, insomma, i fondi destinati, non lo so, alle Olimpiadi, perché è evidente che non può essere quella la fonte, deve essere una fonte che in qualche modo è presente ogni anno. Ci sono degli sprechi in Italia, noi ne abbiamo denunciati diversi, l'ultimo ovviamente erano i 7 miliardi e mezzo dati alle banche commerciali nel decreto IMU Banca Italia. Abbiamo parlato dei 50 miliardi degli F35, abbiamo parlato del fatto che i comuni sotto i 5.000 abitanti si possono accorpare, abbiamo parlato del fatto che le province andavano abolite e questi
partiti stanno facendo esattamente l'opposto, stanno facendo un, come dire, un pasticcio generale che anziché diminuire le province istituisce addirittura le aree metropolitane, come dire, che da un certo punto di vista avrebbero anche un senso, perché ci sono in altri paesi le aree metropolitane, la Francia se non sbaglio ne ha 2, l'Inghilterra ne ha 3, noi ne vogliamo fare qualcosa come 19 o 20, quindi ci sono ovviamente dei modi in cui noi sperperiamo i nostri soldi e che questi soldi ovviamente possono essere destinati in mille altre cose utili. Te ne posso dire un'altra, le autorità portuali, tanto per dire qualcosa di cui mi occupo io, le autorità portuali sono quelle istituzioni pubbliche che in qualche modo regolano e regolamentano l'attività di un porto, dove i compensi di chi gestisce questa autorità portuale si aggirano intorno ai 250.000 euro, gestiscono qualcosa come 500.000 all'anno, e i risultati sono, dal mio punto di vista come parlamentare della Commissione dei Trasporti, del tutto opinabili. Ci sono le grandi opere, parliamo del TAV, della Torino-Lione, tanto per dirne una, ma parliamo dell'Expo a Milano. Ci sono le slot machine, ne sapete più voi. Ci sono veramente tanti soldi che in qualche modo lo Stato potrebbe pretendere. Da chi poi? Da chi? Anche dai grandi gruppi industriali. Faccio riferimento all'Ilva di Taranto, ai Riva, faccio riferimento ai De Benedetti, faccio riferimento a tanti, come dire, gruppi di potere che oggi, anziché essere influenzati dalla politica, influenzano la politica. Noi l'abbiamo visto nella legge di stabilità, era a dicembre, invece di avere un confronto nel merito degli emendamenti, i deputati alla Camera avevano, e ovviamente l'abbiamo denunciato anche lì con un'azione abbastanza eclatante per poterlo fare uscire sui giornali, seguivano le direttive di alcuni lobbisti, di alcune persone messe lì che facevano da tramite tra le lobby e i parlamentari. Si parla ovviamente di persone in qualche modo che si barcamenavano per difendere i redditi dei rettori, tutti i baronati dell'università, pensiamo alle ASL, pensiamo a tante altre cariche che sono di nomina politica, pensi ai consorzi industriali delle ASI. Ci sono veramente una marea di, come dire, di sprechi, e in realtà basterebbe avere la volontà di andare a cercarli questi sprechi e abolirli. Noi abbiamo fatto, come dire, un piccolo esempio. Da parlamentari ci siamo tagliati lo stipendio, ma perché? Perché dovevamo fare, come dire, i populisti? No, perché se in qualche modo ci sono dei soldi che io non spendo, è evidente che quei soldi non mi appartengono e devono essere restituiti ai cittadini. Sono veramente cose di buon senso. Ti faccio un'altra ipotesi di spreco. Noi abbiamo costituito l'Authority dei Trasporti. L'Authority dei Trasporti, tramite decreti e tutto l'iter normativo, doveva avere sede a Roma. Con un emendamento su un decreto minestrone hanno spostato questa sede a Torino, con ovviamente degli sprechi, perché se questa Authority ha bisogno del personale di un'ottantina di unità, di cui 40 da assumere e 40 da far spostare da altre amministrazioni, è ovvio che le 40 persone che magari lavoravano in ANAS, al Ministero dei Trasporti, si devono trasferire, costituiscono, come dire, uno spreco. La stessa trasferta di noi parlamentari per andare all'Authority o per ascoltare, diciamo, il Presidente e gli altri membri di questa autorità che vengano a Roma è uno spreco. Bastava, come dire, lasciarla a Roma, però evidentemente per giochi politici, per giochi di potere, con un colpo di spugna, con una riga di quattro parole è stata spostata. Quindi veramente ci sono delle cose semplici, eppure loro non lo fanno. Te ne dico un'altra: hanno regalato ancora dei soldi, questa è un'altra cosa vergognosa, a coloro che nei grandi complessi industriali che hanno inquinato evidentemente delle aree, anziché bonificare
procedono a delle azioni di conversione industriale. Cioè, io sono un industriale, ho un'area che quasi quasi intendo dismettere perché non è più produttiva e l'ho inquinata. Ora, per legge avrei l'obbligo di bonificare quell'area e invece di come dire, pagare di tasca mia con i profitti che ho fatto per bonificare quell'area, lo Stato, contravvenendo anche al principio europeo di chi inquina paga, mi dà dei soldi per mettere in quell'area delle altre attività industriali, che è una, come dire, una cosa che non ha alcun senso. Quindi, cambiando una sola parola o mettendo una E con una O, stravolgono il senso. Diciamo, una delle cose su cui noi ci siamo battuti prima di entrare in Parlamento era il finanziamento delle fonti rinnovabili. Prima di approvare il decreto hanno detto fonti rinnovabili o assimilate, hanno fatto entrare dentro i cementifici, gli inceneritori. Quindi sono queste le cose che, su cui si potrebbe risparmiare miliardi ogni anno e vengono tranquillamente lasciate così. Quindi i soldi per fare, diciamo, il reddito di cittadinanza ci sono, perché noi non siamo persone, appunto, cittadini che pagano meno tasse degli altri stati europei. Se gli altri stati europei le hanno trovate e noi non siamo sicuramente più imbecilli, evidentemente sì, ci sono i soldi, ma vanno tolti dagli sprechi. No.